Buonasera, benvenuti a Interno 8, eccoci pronti a vivere una nuova serata qui nel condominio, un condominio folle perché abitato da folli che rispondono al nome di Luca Pompei e Tiziana Di Tonno, eccoci! Grado di follia altissimo? Sì. No, devo dire che adesso gioia, le cose si sono sistemate. Guardate le unghie. Sì? L'ascensore l'ascensore funziona. La cameretta. L'acqua calda c'è. Si vede nelle antenne. Funziona tutto. No, funziona la tutto televisione bene. Si vede. Avete fatto appuntare pure le... Tua madre sta bene? Sì, grazie a Dio. Sì, siamo tutti bene. Sì, avete fatto appuntare. L'abbiamo preso adesso in giro, vedi? L'ascensore funziona, tutto ok. Tutto regolare. In una settimana hai fatto i miracoli. Certo che sei un uomo perfetto quando ti ci metti tu, veramente. Adesso questo condominio è, direi, il luogo meraviglioso ideale dove invecchiare. Esatto. Con calma. Gli anni della maturità. Sì, ma sempre in compagnia. Certo. Questo è un condominio che ama avere ospiti. E allora oggi il portiere a chi aprirà l'uscio? Beh, un grande maestro della musica, Franco Michalizzi, un nome straordinario. Vogliamo parlare dell'ultima neve di primavera? L'ultima neve di primavera, quanti pianti lo chiamavano Trinità. Sì. Quanta roba ha scritto meravigliosa. E poi, c'è una campionessa olimpionica abruzzese di Chieti che questa sera ci racconterà la sua brillante carriera. La sportiva nostra farfalla. Sì, è vero. Sì, Fabrizia Dottavio. Sarà qui con noi. Beh, insomma, direi che ci sono tanti ingredienti per l'ottima riuscita di un dolce, di un primo, di un secondo. Che c'è un dolcetto, magari. Dolcetto, sì. Ce l'andiamo a prendere. Sì, mentre lui. Ma allora noi andiamo ad assaggiare una cosina, tu vai con tu il lavora, tuo. Lavora con calma. Editoriale. Vai, lavoro, vai. Luca. Dileguatevi. Eccoci qua. Allora, in questi giorni, un po' in tutta Italia, anche in Abruzzo ovviamente, si è celebrata l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei tribunali ecclesiastici. Spulciando tra le varie relazioni emerge un discreto aumento di matrimoni nulli. In Abruzzo, pensate, più di 100. Ma al di là dei numeri, personalmente mi hanno colpito le ragioni. In preparazione e di maturità, pensate. Questa notizia fa il paio con il grande dibattito scaturito dalle dichiarazioni di Papa Francesco sul fatto che si mettono al mondo pochi bambini. Adesso, non per rispolverare il famoso pensiero del nostro grande Alberto Sordi quando gli veniva chiesto come mai non si era mai sposato e lui rispondeva ma perché mai devo mettermi in un'estranea dentro casa, ma temo che la direzione che stiamo un po' tutti prendendo è questa, e non dico che sia un bene o un male, non mi permetto di giudicare, ma mi limito a segnalare con una discreta inquietudine il fatto che tra la pandemia, che quella come il colore bianco sta bene su tutto, e la precarietà di questo tempo difficile che stiamo vivendo, abbiamo tutti smarrito il gusto della relazione. In tempi peggiori, tra guerre e carestie, ci si sposava, si facevano anche 10 figli. Non dico che questo sia stato un modello, considerando anche i molteplici danni che tutto questo ha causato, ma è pur vero che oggi non riusciamo proprio a fare a meno della nostra comfort zone. Il principio sembra essere: va bene tutto, anche sposarci, ma basta che non arrechi troppo disturbo. E se questo dovesse avvenire, è un bel segno con la matita rossa ed amici come prima. I figli? Troppi sacrifici e implicazioni, e poi siamo già troppi sul pianeta. Io, per carità, a proposito di matrimoni, proprio sono l'ultimo che può parlare. Però, insomma, ho due meravigliose figliole che mi ripagano quotidianamente dei tanti sacrifici. Ma vuoi vedere che stiamo diventando isole sempre più lontane tra di loro in questo arcipelago grigio e sempre più frastagliato che una volta chiamavamo umanità? Thank you.
Eccoci qua, da questa cartolina di cui tra poco parleremo in maniera approfondita, prendiamo il là per presentarvi il primo ospite di questa ricca puntata di Interno 8. Le sue colonne sonore, beh, sono parte della nostra storia, ormai fanno parte del nostro DNA. Io vi cito semplicemente così le prime a caso: lo chiamavano Trinità e l'ultima neve di primavera, ma davvero per citare gli storici, le storiche colonne sonore. Uno dei suoi grandi estimatori è Quentin Tarantino, pensate un po', che lo ha tra l'altro ripreso anche in alcuni suoi film. E quindi, togliendoci il cappello, che diamo il benvenuto a Interno 8 il maestro Franco Michalizzi. Buonasera. Buonasera, come va? Ciao. Tutto bene, tutto bene. Cosa si dice a Roma? Si dice che Roma è bella, che si vive molto bene. Ma Covid a parte, insomma, è rimasto un caput mundi. Si sta bene a Roma, si vive bene. Io comunque sono stato, non vedevo sempre l'ora di tornare. Mi piace viaggiare perché è bello vedere cose nuove, diverse, ma tornare a Roma è sempre un incanto. È la mia città, ci sto bene, ai colori, gli odori, i profumi, gli scorci. Roma è Roma, come una donna di cui sei innamorato e non puoi non amarla per sempre. Tutto qua. E beh, sai che è la stessa cosa che diciamo noi dell'Abruzzo? Ma lei lo conosce un po' l'Abruzzo, maestro? Poco. Onestamente non so perché. Poco, perché io ho un papà siciliano, avevo, e una mamma calabrese, quindi sono molto, molto del sud, pur essendo nato a Roma e quindi amando moltissimo questa città. Li ringrazio di avermi fatto nascere a Roma, perché è stata una scelta bellissima. Certo. E l'Abruzzo stranamente non tanto, che l'Adriatico ci sono stato poco, e diciamo che sono più per il sud, per la parte di qua del mare che cinge l'Italia, e ci sono stato poco, non so dirti perché. Beh, allora speriamo che ci siano occasioni, ma al di là del mare anche per la montagna, che insomma ha qualcosa da dire un po' a tutti, ma a parte questi campanilismi che lasciano il tempo che trovano, noi abbiamo l'onore di averla qui, allora cogliamo l'occasione. C'è un legame forte con l'Abruzzo, perché nel film lo chiamavano Trinità, credo, penso che sia vero, sì, che la famosa valle dove erano i mormoni, non so se lei si ricorda nel film, com'è? Che era abbastanza western, no? Abbastanza selvaggia, era proprio in Abruzzo. E quindi assolutamente sì, tra l'altro l'abbiamo citato proprio questa presenza abruzzese nel film qualche tempo fa con il nostro esperto di cinema, ma no, sono andati via. Certo, cioè, no, ma è una doverosa precisazione che accogliamo con piacere, però oggi siamo qui per parlare del suo nuovo progetto. Abbiamo ascoltato come cartolina iniziale un assaggio di questa Oio Como Va, che sappiamo benissimo è diventata popolare grazie a Santana, è un brano del 1963 che porta la firma di Tito Puente, e oggi gode di questi suoi nuovi arrangiamenti in featuring con il polistrumentista José Ramón Caraballo Armas. Io partirei da qui, da questa collaborazione, maestro. Sì, benissimo, perché ho trovato in Ramon un tipo di musicista che io adoro, quelli veri, adoro quelli che è autentici, quelli che dicono la verità e suonano la verità, e Ramon è fra questi sicuramente. Poi non è che faccio tutti i giorni musica latinoamericana, però l'incontro con Ramon è stato bello, perché ormai l'ho finito in tutte le mie ritmiche, perché funziona da morire. E volevo anche dire che in questo album che sto preparando, che ha un titolo lunghissimo, non so se poi lo potrò citare. Sì, certo, tra poco lo farò io se preferisci. Di omaggio alla Lina Wertmüller, che ci ha lasciato veramente da poco, una grande regista, che è travolto da un irresistibile desiderio degli intrighi di anni 60. In una notte d'estate. D'estate, sì. Ma l'ho dovuto fare, sai perché? Perché non se ne può più di questi titoletti, specie in inglese, quasi sempre, perché io avrei detto I Love the Sixties, per esempio, che si dice in un attimo, ma sì, molto banale, molto già visto, già sentito, o che ne so, cose. Ho detto no, voglio fare un titolo lungo che mi soddisfi, che faccia capire veramente che c'è una passione. Che non lo so, mi è venuto così, io vado distinto, le cose le faccio perché le sento, chiunque lo sente si diverte, mi dice ah, bello, bellissimo, e poi in realtà è proprio così, sono stato travolto
perché in un primo tempo pensavo io di scrivere io soltanto dei brani anni 60, cioè che avessero quell'aria, quello stile, quel modo. Poi ho avuto come una visione improvvisa, ho detto no, io devo portare dei cult degli anni 60, devo essere vero anche io. Ho avuto voglia appunto di mettere questi veri cult degli anni 60 e ho detto però voglio arrangiarli in un modo molto particolare, cioè non mi va di essere il solito arrangiamento estate, un pezzo romantico, no, voglio fare qualcosa di estremamente energico, divertente, anche perché abbiamo tutti voglia di riprendere, no? C'è come un tentativo di tirarci su, da un punto di vista proprio dinamico della nostra vita. Ed è venuto fuori un arrangiamento che mi ha molto soddisfatto, è piaciuto moltissimo anche Mario, e quindi sì. Estate ormai sta camminando con i suoi piedi e va molto bene. E poi Oye Como Va, me l'ha ricordato mio fratello. Ma come no, ma appunto è stato suo fratello a suggerire di fare anche questa canzone. Io stavo sul mercato, stavo pagando il conto, quindi in quei momenti terribili dove uno c'ha una mano la carta, dall'altra mano il coso, cioè, e c'è la gente che aspetta. Io dicevo, ti voglio dire una cosa, Mario, guarda, adesso sto sul mercato. No, ma te la voglio... Vabbè, dimmela sta cosa che... Ma come tu, la tua ricerca che hai fatto in realtà, non hai pensato... Mario, mi vuoi dire che cosa... Sì, pensa a Oye Como Va, che è stato un pezzo bellissimo. Dico, vabbè, grazie, d'accordo, ciao, boom. Ho messo giù il telefono. Perché... invece aveva ragione lui. Poi andando avanti, uscendo, dallo stomaco è partita come una specie di desiderio, Oye Como Va. So che sono arrivato a casa e sono andato giù in studio e ho cominciato a fare l'arrangiamento del pezzo. Perché è un pezzo favoloso. È un pezzo, diciamo, discretamente semplice, con poche cose ma buonissime, e poi ha un grande carico di ottimismo, ti mette di buon umore, e poi è bello musicalmente, tra l'altro, quindi era interessante farlo, e l'ho fatto, ma non mi sono fermato, perché sto andando avanti. Ecco, allora io verrei... Maestro, non voglio... le chiedo scusa se la interrompo. Prego, dai. No, ma sono molto curiosa e quindi la curiosità già è donna, poi insomma ci metto il mio carico anche di giornalista e non mi freno. E allora intanto brevemente e ricapitolando stiamo parlando di un disco che, ripeto, devo leggere perché qui la vita ce l'ha resa, come diciamo, complicata, si intitola Travolto dall'irresistibile richiamo degli intrepidi anni 60 in una notte d'estate, di prossima pubblicazione. Intanto le chiedo, qual è questa prossima pubblicazione? Guarda, siccome sto realizzando ancora degli altri cult, appunto, di anni 60, con delle voci sempre famose, devo trovare il personaggio giusto, e io, se vuoi, ti accenno a quelli che sono già abbastanza sicuri. L'avrei chiesto, quindi volentieri. Per esempio, Guarda che Luna, che è un pezzo formidabile, che ha un'energia e una popolarità incredibile, l'ho riproposto, naturalmente, alla mia maniera, perché a me piace avere una bella ritmica tosta, un'atmosfera particolare. L'ho chiesto a Max Gazzè, che mi ha detto, oh sì, bello, divertente, e quindi siamo per realizzarlo alla fine della prossima settimana. Beh. E poi con Edoardo Vianello, sono stato talmente, la riguarda, mi canti Sapore di Sale, e lui mi ha detto sì, basta che poi Paoli canti Vadusto. No, in realtà lui ha detto di sì, l'abbiamo fatta, e lui tra l'altro ha una voce di un ragazzo e l'ha fatta veramente bene, perché bravissimo nei pezzi mossi, divertenti, ma Edoardo ha una bellissima voce anche nei pezzi lenti e pastosi e pieni d'atmosfera, è bravissimo. Quindi insomma ti ho detto già alcuni nomi, alcune cose, basta. Sì, a questo punto mi vengono in mente però due aggettivi, nostalgico e solare, un po' tutte e due le cose o una di queste in particolare? Tutte e due, perché guarda, nella musica, se sei un musicista gagliardo e tosto, c'è sempre una pennellata leggera di nostalgia, anche quando fai il pezzo più incredibile, perché la musica porta con sé la nostalgia, che è un sentimento bellissimo, non è un sentimento negativo. Nostalgia è uno sguardo indietro a qualcosa che ti ha affascinato, è una sensazione difficile da descrivere, perché non so da dove parto, da quale parte del cervello, del cuore, del fegato, quello che sia.
però è premiante, non stagia. Quindi anche sotto mentite spoglie, senza farsi notare, c'è sempre, nei miei pezzi sicuro, è garantito. C'è sempre, una parola ben rappresentativa. Maestro Michalizzi, io presentandola, ormai lo sa, lei deve farci i conti, non se ne può fare a meno di citare le sue grandi colonne sonore, L'ultima neve di primavera, lo chiamavano sì. Trinità. Lei che tipo di rapporto ha, di convivenza ha con questo... Sì. E disperatamente o stranamente agli amici nuovi che mi dicono che hai fatto eccetera, quando vengono a sapere che ho scritto anche Dupin, che è la sigla di una un cartone animato, no, che era dedicato appunto a Dupin, dicono no, non è possibile, ha scritto anche Dupin, ma come si fa? Perché è tutti i ragazzi di 15 anni, 14 anni e ci sono cresciuti con Dupin, quindi sono proprio... Ma anch'io, effettivamente è vero, lo sapevo questa particolarità, questo altro vanto. Ma... I polizieschi, infatti con Umberto Lenzi, tutti i polizieschi, insomma la gran parte dei polizieschi italiani, Roma Violenta, Napoli Violenta, Italia Malarmata, sì. Che è stata ripresa da Tarantino, anche quello per il finale di A Prova di Morte, insomma tantissimi film... Tantissimi film che le sono valse anche tante stime di grandissimi nomi. Io ho speso quello di Quentin Tarantino, che credo sia forse la stima di cui va più, non so, fa più vanto, o sbaglio? Sì, certo. Beh, perché lui ha questo amore incredibile per la cinematografia italiana, anche quella povera, diciamo, perché sa che è fatta di idee, e le idee, tu lo sai, hanno un valore miliardario. E quindi brillano proprio per questo senso, non hanno tanti soldi ma hanno tante idee, e le idee sono preziosissime. E colonne sonore nel futuro ce ne sono ancora? Per il momento no, perché il cinema, devo dire, ha rallentato molto ultimamente, specie poi non ne parliamo adesso che in zona attuale di Covid, e ha rallentato, sono cambiati i registi, è un po' cambiato tutto, allora le collaborazioni purtroppo, molti registi con i quali collaboravo non ci sono più perché erano più grandi di me, c'è una filmografia, anche il modo di fare le musiche per un film oggi non corrispondono a quello che è il mio desiderio. Io quando scrivo la musica per un film devo scrivere un tema, questo tema deve esprimere lo spirito del film, però ci deve essere anche un film che abbia consistenza, che abbia una certa... Non ne vedo tanti, giuro, mi spiace dirlo, ma non ne vedo tanti, ci sono i film buoni sicuramente, ma non sono numerosi. Per il momento, anzi qui do l'avviso ai produttori, eccetera, Franco Violenzi non è morto, è vivo, è ancora vegeto, lavora tanto, è molto più bravo di quando ha fatto il suo primo film. Se volete io sto qua. Visto mai, ma intanto gli impegni non mancano, perché nel 2006 ha messo su una big bubbling band, una grande band. Facevo, perché adesso i concerti li farò, perché già penso questo aprile maggio riparto sicuramente. Perché finirà ad finire nottata, no? Come dicevo. Per forza, finiremo di parlarne. Al passato torneremo a parlare, al presente, di questi concerti, ma intanto mi va di sottolineare che con questa band, che, con la quale ha già tenuto una serie di concerti di grande successo, porta in scena numerose colonne sonore, in particolare i temi dei polizieschi all'italiana, molto in voga negli anni 70 e 80. E quello è un genere che insomma continua a moltiplicare proseliti. Sì, funziona. E la cosa strana è che piace anche negli Stati Uniti, cioè in fondo è musica che appartiene più a loro che a noi, ma si vede che quando le cose le fa un italiano, anche di una, ci mette dentro qualcosa che loro non hanno, che ne so, vedi un po'. Va anche bene, ma all'italiana ha funzionato da loro. Direi di sì. La funky music Italian way.
Maestro, è sempre un piacere incontrarla. Allora torno a ricordare, presto vi diremo anche quando, uscirà Travolto dall'irresistibile richiamo degli intrepidi anni 60 in Una notte d'estate, di cui intanto abbiamo goduto già di un paio di assaggi, Estate Oio Como Va, e torneremo, spero, sull'argomento quando rincontreremo, chissà quando, ma sempre con il sorriso, il maestro Franco Michalizzi, che vado a ringraziare. Va bene, grazie a voi sempre. E grazie al pubblico che ci sta guardando, e la mia controparte, sono loro che mi hanno dato grandi soddisfazioni, e io farò lavoro al meglio per loro. Grazie, grazie maestro, grazie davvero, a presto ritrovarci, intanto adesso andiamo in pubblicità, un tantinello di pubblicità, e poi mi dicono che c'è un collegamento, sì, ma con chi? Ma me lo dite? Vabbè, pubblicità. Ed eccoci tornati, e come annunciato abbiamo un collegamento, ma andiamo a vedere con chi, sono curiosissima. Buonasera. Buonasera. Vici, vieni, vieni che ci sta la televisione. Buonasera, guarda. Ma lei chi è? Vici, vieni. Ehi, guarda quando... ehi, ci buonasera. Vede, ci sente. Buonasera. Buonasera, chi è? Io sono Enza Front, mi occupo di lavori socialmente utili. Ah, e utili perché? Per me faccio servizi per la collettività, insomma, signori, guardate, io mi occupo di import, export, compravendita, cash and carry, Starkey Hutch, ecco, queste cose così. Ma che servizi fornisce in pratica, ci dica? Sì, noi teniamo Green Pass a 30 euro, signori, ecco qua, vedete, teniamo Green Pass a 30 euro, la coppia fanno 50 euro a piacere per voi, ragionier. Ma io. Non sono ragioniere. Vabbè, prima o poi la faranno, comunque se il base non vi soddisfa, per voi abbiamo il super green pass, guardi, a 100 euro, guardate quanto è super, guardate qua, ci stanno occhi indiscreti, ragioniè, non ci facciamo vedere, e questo, e noi vi diamo pure una mascherina chirurgica con i lacci che non vi seguono le orecchie, anzi, visto che ci troviamo, vi regalo pure le orecchie. Ma io le orecchie le ho, grazie, ma mi sembra di capire che lei faccia contrabbando di Green Pass. Paroloni, ma addirittura contrabbando. Oddio, a pensarci bene, sì, se fa contrabbando, però è tutto certificato, c'è. Ragioni, qua non si scappa, ma fatemi continuare con le offerte, con tutti questi articoli che ci abbiamo. Qua ci è appena arrivato il Super Green Pass rafforzato. Dico, mica stiamo a scherzare, non scherziamo per niente. Guardate quanto è bello. Guardate quanto è bello quel rafforzato, e sapete, va su tutto, lo potete mostrare al ristorante, potete andare anche a una serata di gala, oppure anche ai matrimoni, con un bel vestito, lo colorate e ci sta bene, fa pandan, ragionier. E poi col rafforzato vi regalo pure due mascherine FFP2, e qui rosa, a voi vi sta bello, quando vi sta bello il rosa con questo bello pallone che ci avete. Ma come fate ad avere queste mascherine FFP2 addirittura da regalare? E che lo dovevamo buttare? Non avete pensato voi all'ambiente? Ragionier, che devo telefonare a Greta Thunberg? Lasciate perdere, niente super green pass, Vabbè, ho capito. Voi siete tipo da ultra green pass. E sentiamo un po', che cos'è questo ultra green pass? E mo ve lo spiego, ragioniere. Questo ve lo tenete nello smartphone, vedete qua. E che ci faccio? Siamo attenti, che ci stanno sempre sguardi indiscreti, Allora, quando la cacciate, vi fa aprire pure le farmacie, quelle chiuse di turno, vi si aprono le porte, vi apri i cancelli, e se potete vedere pure la Champions League. Vi do la coppia, 500 euro, e chiudiamo qua. Ma è un affare. No, ma anche no, ma se lo tenga. Niente? Ma che ci faccio? Ma no. Niente. Allora, guardate, cosa mi è arrivato stamattina. Direttamente dal Ministero, Mega Total Green Pass Premium. Ma siamo a scherzare?
mai sentito. Ragioni è, qua non ma scherziamo. Ma tutte lei le hanno non mai sentito. Non mi devo chiudere la bancarella. Allora, con questo non solo non vi potete prendere il Covid, ma guarisce le pene d'amore, rompe fatture ricevute fiscali, apri cancelli elettrici, affila coltelli, forbici e ripari pure le cucine a gas. Ma lo sa che cosa ho capito? Io ho capito che lei è una truffatrice. È una truffatrice. Signori, facciamo così, togliete questo collegamento, lasciamo stare. Per cortesia, lei è una grande truffatrice, non una truffa, lei è una grande truffatrice. Le passe, lei vuole andare, vuole prendere l'autostrada per Bari, lo può prendere, questo sarà la sbarra. Ma cosa dice? Ma cosa dice? Il Green Pass è una cosa seria. Chiudiamo il collegamento con questa truffatrice, per favore. Andiamo a parlare di cose più serie, se ne vada. Ma vedi. Roba dell'altro mondo, ma veniamo a gente più seria, come l'artista emergente di questa puntata e con la quale giochiamo in casa. Sì, perché lei è di Tornimparte, in provincia dell'Aquila. Il suo nome d'arte è Suramatsu e ha all'attivo diversi concorsi vinti, come la terza edizione di Musica Young a Ferrara, con la canzone Non è una stella che guardi, scritta dal cantautore Michele Pecora. Suramatsu ha passato anni a fare provini, karaoke, concorsi, ma anche a studiare, formandosi con, tra gli altri, la cantautrice Grazia Di Michele. Per Interno 8 ha interpretato in esclusiva, e lo stiamo per ascoltare, il suo più recente singolo intitolato Non c'è, che la vede alle prese con un errore del passato, provando a salvare un amore troppo prezioso per andare perduto. Salve a tutti, sono Suramatsu, una cantante aquilana, e ho il grande piacere di farvi ascoltare un pezzettino del mio ultimo inedito. Si chiama Non c'è. Un saluto e un abbraccio forte a tutti gli amici di Rete 8. È la voce che non riesce a parlare, delle piccole frasi dette piano un po' male, e poi mi perdo dentro un mucchio di cose che non so come fare, che più ci penso e più mi sento morire. Dove sei? Cosa sei? Tu sei l'unico mondo che vorrei. Non c'è linea, non c'è campo e non c'è più niente. Non c'è più il cuore tuo, cosa che non sento, non c'è quel suono che mi fa un po' male, lo sai quel vuoto che mi fa annegare, proprio quando ti volevo dire. Controllami, restaci, annegami, confondimi, salviamoci. Un bacione a tutti, grazie ancora. È italiana, vive a Chieti. Lei è una campionessa olimpionica e laureata in scienze della comunicazione. La sua specialità è la ginnastica ritmica. Nel 1997 vice campionessa italiana categoria lieve, dal 98 al 2006 partecipa al campionato italiano di Serie A1, nel 2004 vince la medaglia d'argento ai giochi olimpionici di Atene nella ginnastica ritmica a squadre e poi un oro e due argenti ai mondiali Baku, due argenti e un bronzo agli europei di Mosca, nel 2008 nei giochi olimpionici di Pechino guadagna il quarto posto. E poi la sua carriera artistica, partecipa a Zelig, Le Iene, Sanremo, Amici, è ambasciatrice della delegazione italiana dei giochi olimpionici a Singapore, entra a far parte del gruppo sportivo dell'aeronautica militare. Beh, mi fermo, continuerà lei a parlare della sua brillante carriera. Segni particolari, ama i thriller, è bellissima, bravissima
ama disegnare e ama ascoltare anche i Pink Floyd. A Interno 8, Fabrizia D'Ottavio, benvenuta! Buonasera a voi. Ciao Fabrizia. Grazie, grazie dell'invito. Mamma mia, questa presentazione ci mette un po' tutti sull'attenti. Io parto con il domandone, quello proprio... parente del nostro Antonio D'Ottavio, eccellente regista di Rete 8. No. Che io sappia no. Però non siamo in pochi ad avere questo cognome, effettivamente. Chissà, magari... Chissà, sì. Chissà, da qualche cognome parte. Cognome comune. Vero, no, perché sai, quando si parla di talenti, generalmente quel sangue, no, che scorre, ma scherzi a parte, l'abbiamo capito, siamo davanti a due carriere poi fondamentalmente, una nobilissima, sportiva, che ha raggiunto l'apice con l'argento olimpico ad Atene come ginnasta, e anche una carriera artistica che ti ha visto da commentatrice sportiva, ma anche negli spot, persino Le Iene, Zelig, insomma sono le tue due anime, Fabrizia. Esattamente, esattamente, e sono strettamente legate, perché alla fine la ginnastica ritmica è uno sport, è vero, quindi ha tutta la parte di atleticità, di sforzo, tutte quelle caratteristiche che noi appunto abbiniamo a qualsiasi sport, ma in più anche una forte componente proprio artistica, la musica, l'espressione, l'interpretazione della musica. La ginnasta, la brava ginnasta, oltre a saper fare bene, deve anche saper comunicare. E quindi probabilmente questo studio anche di tutto questo lato meno tecnico probabilmente ha fatto un po' da trade union con quello che è venuto dopo. Quanto è stato difficile chiudere la carriera sportiva? Parecchio. È stato parecchio difficile, anche perché ragionando sempre con quelle che sono le misure, le proporzioni della ginnastica, 20 anni di attività sono tanti. Ed erano, sono tuttora parte totale della mia quotidianità. Adesso sono un ricordo, prima per me erano la vita. Ho investito, la mia famiglia ha investito tutto in quell'attività. E sicuramente poi una volta terminata mi sono sentita, non voglio dire vuota, però è come se mi avessero capovolto, scombussolato e rimesso dritta. Non avevo nessun punto di riferimento, più che altro avevo paura, perché avendo fatto per tanti anni sempre la stessa cosa, avevo in me una certa voglia anche di cambiamento, però in realtà non sapevo neanche bene cosa fare, in cosa fossi brava effettivamente oltre la ginnastica, e non essendo neanche più proprio piccola, perché avevo 25 anni, effettivamente avevo anche timore di sperimentare, di fare fra virgolette brutte figure, ecco. Però poi alla fine, insomma, un po' di coraggio, un po' veramente di voglia di sperimentare, si sono aperte tante belle cose. Sì, ti sei rimessa in gioco. La prima cosa, ecco, che in questa fase di grandi domande, la prima cosa che hai scoperto di te, qual è stata, Fabrizia? Allora, la prima cosa è che probabilmente mi mancava lo studio fatto per bene. Io sono sempre stata sono tuttora molto precisa. Nella ginnastica questa mia precisione, questa mia... Ha pagato. Sì, ovviamente l'ho potuta... Sì, in quella disciplina è fondamentale. Però ovviamente dedicandola al 100% appunto nello sport, non che avessi tralasciato, ma ho dovuto riadattare tutta la parte relativa allo studio e alla scuola, mettere da parte l'università, perché certo, con quei ritmi l'università era veramente... inarrivabile per noi. E quindi la prima cosa che ho fatto non appena terminata l'attività agonistica è stata iscrivermi proprio all'università, anche perché avevo bisogno di staccare totalmente con la testa, di vivere un altro contesto, di conoscere altre persone, sebbene fossi anche un po' spaventata. Però questo è stato il primo passo che ho fatto, dopodiché è stato un continuo sperimentare in realtà. Mi sono sentita diciamo spogliata del body, della tuta e di tutta la mia attrezzatura, ho perso un po' di sicurezza, ad essere sincera, perché in pedana eravamo abituate come squadra ad essere delle tigri, dei leoni, eravamo nel nostro mondo, nel nostro certo, campo, e affrontavamo certo, tutto, e poi tutto in squadra, con sicurezza. Invece mi sono trovata da sola davanti a mille opportunità. E quindi un'altra cosa che ho scoperto di me è stata sicuramente forse il fatto di essere meno sicura di quello che pensassi.
Ti ha messo però, questo ti ha fatto mettere davvero poi in gioco, perché dovevi recuperarla da qualche parte, no? Quella sicurezza a cui ti eri ben abituata. Giusto. L'hai trovata? Sì, l'ho trovata appunto di nuovo sperimentando, provando tante cose, però sento che tuttora ho tanto ancora da imparare, tanto da migliorare. E le esperienze sono state tante in settori diversissimi, dal teatro appunto alla televisione, anche ricoprendo cariche un pochino più istituzionali, quindi cose totalmente diverse. In tutte sono riuscita a trovare una sorta di baricentro, però mi rimaneva sempre un pochino, sai, quel brivido, quella vertigine, che però in qualche modo poi ti spinge a migliorare, no? A metterci sempre qualcosa di più. Ma la nostra farfalla, perché io amo definirla farfalla, la nostra Fabrizia, va detto e va sottolineato che, insomma, è circondata da, al di là del grande affetto, ma da una grande famiglia sportiva, perché papà è stato giocatore di basket, e poi c'è questo contesto che ci piace sottolineare perché è una grandissima tradizione eccellenza abruzzese, quella dell'armonia di Chieti, no? Verissimo. Che è un po'. Verissimo. È da lì che hai spiccato il volo come farfalla. Esattamente. Quanto è stato importante tutto questo? La famiglia e il luogo dove hai imparato a essere quello che sei? È stato basilare. Io, dopo, ecco, con l'esperienza che ho fatto, sono sempre più sicura di una cosa: che il lavoro è fondamentale, perché il talento non basta, bisogna lavorare. Però ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché devono entrare in gioco e devono incastrarsi delle varianti che non è scontato che appunto combacino. E a me diciamo che tutto questo invece in qualche modo si è andato a incastrare alla perfezione, quindi la mia famiglia, che in qualche modo mi ha inculcato una cultura sportiva importante, sostenendomi ma non imponendomi mai nulla, dandomi anche la possibilità di fare errori o prendere decisioni che poi io stessa ho capito di non averle prese nel modo giusto, quindi dandomi la possibilità di sbagliare. E dall'altra sicuramente il fatto di aver mosso i primi passi in una delle società che tutt'oggi è fra le prime tre in Italia. È una tradizione che dura da decenni, ancora oggi crea ginnaste in grado veramente di plasmare grandissime campionesse. E loro mi hanno effettivamente plasmato, mi hanno trasformato. Io, quando sono arrivata a 5 anni da loro, vabbè, a parte che poi a 5 anni siamo tutte un pochino così, forse malleabili, sì. Sì, ma anche è raro vedere un bambino che a quell'età diventerà un campione. Certo. Sì, andiamo lì per giocare, per certo. divertirci, magari siamo per anche saltare, rotondette, sì. No? E invece loro mi hanno plasmato. Mi hanno saputo prendere, lavorare nel modo giusto, e quindi a loro devo tutto. A loro devi forse anche un'onorificenza, perché sei arrivata, sì, addirittura a ricevere dalle mani del Presidente della Repubblica l'onorificenza di ufficiale ordine al merito, sì, della Repubblica Italiana. È stata Dov'è un'emozione quella grandissima. Come la Allora, con quelle medaglie abbiamo fatto un quadro, in realtà, perché c'è tutto il diploma e quindi è lì in sala. Ah, che orgoglio. Sì, e invece, ad esempio, la medaglia di Atene e anche la corona di alloro avevo costantemente il bisogno di poterla prendere fra le mani. No, sì, effettivamente non ci credevo, e quindi non l'ho mai messa in bacheca. Adesso ne sto ripagando un po' i danni, perché insomma si è un po' annerita la coroncina, ormai sembra una corona di spine, e quindi quella lì è all'aria aperta, che si può, invece il resto è sotto, diciamo, in una teca. E invece in questo momento, mentre tu sei qui, non è in una teca ma è a casa, colei che ti ha reso mamma, perché sì, qui c'è un'altra alta professione. La più impegnativa. La più impegnativa. Sì, hai una, sì, bimba, sì, di un, sì, anno e mezzo, e questa è un'altra avventura che stai vivendo. Come? La mia Maya mi ha trasformato. Un'emozione grande. Ah, che bella, la commozione di una madre arriva comunque, sì, sempre a toccare corde bellissime, e che tu ti commuova è, lasciamelo dire Fabrizia, è sinonimo anche di una delicatezza, di una sensibilità che spesso le sportive devono tenere nascosta. No? Invece con lei crollo. Finalmente, te lo puoi permettere, sì, finalmente. Con lei proprio crollo, piango per nulla.
Sono ancora in filo gli ormoni della gravidanza, un anno e mezzo. Io non ero così veramente. Adesso ho la lacrima facile, a casa qualsiasi cosa fa è una grandissima festa. Ha veramente ridimensionato tutta la quotidianità. Io ero abituata a stare sempre in viaggio, a fare 800 cose al giorno. A pensare a te stessa. A pensare, sì, al 98% del tempo a me stessa. E con lei invece ha ridimensionato tutto. Ho iniziato ad avere una routine, cosa che io non ho mai avuto. Da atleta sì, però in tutti questi anni passati dal ritiro a 2 anni fa praticamente mai. E a seguire dei ritmi, ad avere sicuramente anche un po' meno libertà, perché ovviamente lei ha bisogno di tante cure, tante attenzioni, e quindi mi ha totalmente trasformata, però è indescrivibile. Ci spiegavi che è un vulcano, e questo cosa significa? Che insomma seguirà i passi della mamma, una farfallina di... Allora, io sarei felicissima, ci mancherebbe, però... sicuramente non forzerò nulla, ovvio che le sarà naturale anche vedere in giro per casa determinate cose che la ricollegheranno a quello sport. Adesso anche per giocare ogni tanto gli dico, ma io alza la gamba, lei si attacca ai mobili, tic, alza la gambetta o balla con la musica, quindi sembra quasi che ci sia, no? Qualcosa. Però so che sicuramente farà sport, perché è la scuola di vita più grande, però quello che le piacerà. Poi certo, se dovesse essere il mio, tanto di cappello. E questa è una cosa molto bella, questa libertà che poi lasci, ma un genitore è chiamato a farlo se vuole vedere i figli felici. Tu sei stata felice in quel periodo, immagino, lo do per scontato, perché hai raggiunto obiettivi, hai raggiunto. Adesso cosa ti rende felice professionalmente parlando, Fabrizio? Allora, adesso da 3 anni ormai in realtà ho intrapreso un altro percorso che fino a qualche anno fa non contemplavo, ma fondamentalmente perché ero ancora presa da troppe cose tutte insieme contemporaneamente. Ho iniziato appunto a seguire l'attività di famiglia, però diciamo che non è una cosa totalmente... Qual è? Scusa. Noi abbiamo un'azienda grande che tratta apparecchiature medicali ad alta tecnologia, soprattutto per quanto riguarda l'oculistica. Però diciamo che in questi ultimi tempi si era figurata la necessità di avere una persona che si occupasse della parte relativa all'organizzazione dei corsi, dei congressi, un po' del marketing, la manutenzione del sito, tutte cose che effettivamente avevano a che fare con il mio indirizzo di studi. Perché io ovviamente non sono tecnica della macchina, non ho quel tipo di preparazione, e quindi mi sono inserita con questo ruolo. E quindi sto scoprendo tutta una serie di cose molto interessanti. E il gruppo di lavoro è bellissimo, anche perché sono persone che conoscevo comunque già da anni. Alla segretaria, al braccesso di papà, ho fatto da Migella al matrimonio, quindi per me è come una grande famiglia, insomma. E per me è fonte di realizzazione, perché effettivamente ho iniziato da zero in una cosa totalmente nuova che dà soddisfazioni. Poi portare avanti una cosa di famiglia che è veramente nata da zero, che ha creato papà da zero e che adesso è diventata importante su scala nazionale, è una grande soddisfazione. Io sono contenta di poter contribuire. Sei insomma figlia unica, Fabrizio? No, ho un fratello più grande, ci portiamo 5 anni, anche lui lavora lì da tempo, ormai è il boss, diciamo, dai. Ormai sì. E quindi è bello anche ritrovare la famiglia al lavoro, insomma. E ambizioni artistiche le abbiamo messe nel cassetto? No, sicuramente no. Sono in stand-by, sicuramente. E adesso, ecco, sicuramente in questi 2 anni devo aspettare un attimino anche che Maya diventi un pochino più grande, perché ho avuto modo, insomma, di fare esperienza. Tutte quante le attività che ho fatto in quel settore richiedono un tempo di preparazione pazzesco. Che siano spot pubblicitari, ad esempio, a spettacoli veri e propri, i tempi di allestimento, di creazione, di preparazione sono lunghi, portano via 20 ore di lavoro al giorno e attualmente sono veramente impensabili, però si sa mai, domani. Noi ci teniamo, cioè cerco di tenermi nella mente. Ecco, sì. Viene naturale. E poi vedremo, insomma, tempo al tempo, ogni momento della vita ha un suo... Diciamo, è un capitolo diverso, quindi io ci provo, poi non dovesse arrivare a niente.
Fabrizia, al di là di insomma la preparazione atletica è importante, però soprattutto per una disciplina come la sua è fondamentale anche la sensibilità. Io non so se Fabrizia lo ricorda, però a sottolineare questa grande sensibilità, ricordo questo aneddoto nel 2009, il terremoto dell'Aquila. Io e Enrico Giancarli andammo all'Aquila per un'iniziativa benefica. Enrico ti chiamò, se ricordi, sì. E tu senza pensarci un attimo hai detto sì, vengo. Chi se lo scorda? È stata quella un'esperienza? Quella sì, quella ci ha veramente sbattuto in faccia una tragedia enorme. Io scene del genere le avevo viste soltanto nei film. Questi film che ormai da anni si trovano in TV, che parlano di sciagure di vario tipo, mai avevo visto una città terremotata così da vicino, e poter in qualche modo donare per qualche minuto un sorriso a una bimba che aveva perso praticamente tutto, con un non nulla, perché poi certo. Le abbiamo portato veramente due cosine, è stato di un'intensità grandissima. Quindi... E lo ricordo ancora con grande emozione quell'episodio. Sì, sì. Forse ci ha cambiato un pochino tutti vedere quelle cose dal vivo. Sì. Non è un'esperienza che si dovrebbe fare perché non la si augura a nessuno. Certo. Però se hai modo di toccare con mano determinate cose, capisci tante altre. E non eri ancora mamma? Sì. No, mi avrebbero ricoverato a mezz'altra metà tragitto per l'Aquila, diretta in ambulanza per svenimento. Fabrizia D'Ottavio, sei e resterai sempre un'eccellenza abruzzese italiana. Ti ringraziamo per essere stata qui oggi con noi. Grazie, una bellissima chiacchierata e siete un team bellissimo. Grazie, grazie Fabrizia. E allora tu stai lì che dobbiamo andare a salutare. Oh, è finita anche oggi. Ai noi. E ci siamo, eccoci qua alla conclusione di questa bella puntata che ci vede andare ognuno nelle nostre stanze, vero, con questo bel ricordo di questi incontri preziosi. Ricordiamo Franco Michalizzi. Che bella famiglia. Sì, bel talento davvero. Bella persona. Sì, assolutamente. E che dire di Fabrizia D'Ottavio? Veramente una meravigliosa dentro e fuori, ragazza, atleta, eccellenza abruzzese. E noi a questo punto direi che possiamo andare con le nostre tisane. Auguriamo anche a voi una buona tisana serale, scherzi a parte, si torna puntuali venerdì, anche se di sti tempi. Certezze, vero? Non ne abbiamo, lasciamo un po' cadere la cosa così. Forse ci vediamo venerdì prossimo, ma l'unica certezza è che se ciò avverrà qui, a Interno 8, naturalmente. Io intanto auspico negatività a tutti. Ma no, perché? Dovevi solo dire Rete 8 e finivamo lì, invece... Sì, auspico negatività. Siate negativi, sempre e comunque. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo qui a Rete 8. Lasciatemi ringraziare Lino Lallone, Andrea Di Fabio, in regia Galvano Coppa, operatore di ripresa. Davvero grazie a tutti voi, grande squadra, grande Rete 8. A venerdì.